Eccellenza, ormai manca pochissimo, è un traguardo questo, perché è da tanto tempo che si lavora a questa 49esima settimana sociale dei cattolici italiani. Finalmente a Taranto, come sta vivendo queste ore di attesa innanzitutto? Ci abbiamo lavorato per tanto tempo, ma soprattutto quello che voglio mettere in evidenza è lo stile di questo lavoro, un lavoro sinodale, proprio quello che il Papa chiede per tutta la Chiesa italiana e per la Chiesa universale, mettere a tema la sinodalità, cioè lavorare insieme a partire dal comitato, un comitato tecnico, scientifico, organizzatore della settimana, che ci siamo visti diverse volte, durante poi tutto il Covid, l'abbiamo dovuto fare online e c'è stata una frenata, avremmo dovuto farlo già a febbraio di quest'anno, ma prima ancora a ottobre dell'anno scorso, e quindi un'attesa lunga, un'attesa proprio che ci ha fatto aumentare il desiderio di questo momento. Un lavoro sinodale, un lavoro fatto insieme, un lavoro fatto tenendo conto delle domande più grandi che vengono dal territorio, particolarmente io mi sono fatto portavoce delle domande del nostro territorio, della domanda della salute, della domanda della vita, perché nel suo piccolo rispetto al pianeta, Taranto rappresenta l'insieme dei problemi che affliggono la terra e io ho proprio l'esperienza diretta delle persone che soffrono, degli ammalati, dei bambini morti, delle persone morte, i funerali che ho fatto, quando ci sono stati gli incidenti all'Ilva, persone che hanno perso la vita affogando nel mare. E sono tutti questi drammi, tutte queste domande costituiscono il punto di partenza delle riflessioni che ci ho tenuto come vescovo, come pastore, che non fosse un momento accademico o convegnistico, siccome sono i componenti del comitato, professori, sociologi, economisti, eccetera, eccetera, messi di fronte ai volti, i volti delle persone, i volti feriti della terra. Tanti vescovi arriveranno a Taranto e tanti delegati delle diocesi da tutta Italia, anche moltissimi giovani. Cosa vorrebbe che si portassero nel loro bagaglio partendo alla fine di questa settimana sociale? Beh, innanzitutto un richiamo forte al cambiamento di stile di vita, cioè una cultura diversa, una cultura ambientale diversa, cioè che con l'ambiente noi non possiamo fare ciò che vogliamo. Il tempo è scaduto, il 2030, nel 2030 dovremmo diminuire del 55% le emissioni e per il 2050 dovrebbero diminuire totalmente. Quindi l'urgenza di una cultura diversa. Di una cultura che va dagli atteggiamenti personali, la differenziata, l'uso sempre più ridotto della plastica, ma tante altre cose, il rispetto della natura come atteggiamenti individuali, ma nell'aspetto più grande, proprio una cultura che io non posso fare della terra quello che voglio, non posso farle violenza, non posso per i fini di una produzione dissennata distruggere l'ambiente, distruggere la terra, distruggere le persone. Innanzitutto una cultura. Poi degli atteggiamenti pratici diversi da usare per il rispetto della natura, e questo sia da parte delle persone, ma come delle aziende, ma anche delle organizzazioni regionali e statali e della grande industria. Quindi un cambiamento fortissimo, una vera transizione culturale, economica di fatto. E poi vorrei, per quanto riguarda Taranto, che andassero via da Taranto con una narrazione diversa della città. Una narrazione diversa di una città viva, di una città bella, accogliente. Abbiamo preparato per fare i pranzi insieme per 1.000 persone, ci saremo io, ci sarò sempre lì ai pranzi e poi le cene si fanno in albergo, ma proprio per condividere e poi avremo dei tavoli di lavoro per 960 persone, tavoli da 10, cioè che abbiano l'impressione di una città accogliente, di una città bella. Celebreremo la messa finale nella concattedrale di Gio Ponti di Monsignor Motolese e poi le bellezze della nostra città dei due mari, cioè che si prenda un impegno che sta all'origine del cambiamento della narrazione di questa città, che non sia più offuscata dai fumi, ma sia una narrazione positiva, sia da parte dell'atteggiamento delle persone, che io da quando sono venuto ho sempre ammirato e amato. Trovo bene, ma che anche la gente d'Italia quando parla di Taranto parla, sentirà parlare di rinascita, di cambiamento di rotta. Sicuramente da questa importante manifestazione verrà fuori anche un messaggio per la politica nazionale. Ci saranno rappresentanti politici che parleranno qui a Taranto. Cosa si aspetta da questo punto di vista? Pensa che prenderanno ancora più seriamente, insomma, la questione tarantina? Sì, i nostri interlocutori sono
sono proprio il Parlamento italiano e il Parlamento europeo, ma ci rivolgiamo a loro perché siano cambiate le leggi. Ma i protagonisti di queste proposte sono particolarmente i giovani. I giovani noi ci abbiamo tenuto a fare, per dire, le diocesi che portavano medie, tipo come Taranto, né molto grandi né molto piccole, portavano quattro persone, era invitato il vescovo. Invitato il responsabile della commissione per i problemi sociali e ambientali e poi un giovane e una donna, quindi proprio lo stile è diverso. E i giovani hanno avuto un compito particolare perché molti di loro sono quelli dell'economia di Francesco, dell'economia di Francesco, e hanno preparato un messaggio che mette in evidenza un punto fortissimo: l'alleanza intergenerazionale nella difesa dell'ambiente e della casa comune e l'alleanza tra le varie componenti della società, quindi un'alleanza fra persone. E poi le proposte dei giovani saranno discusse nei tavoli di lavoro e si tradurranno in proposte per il Parlamento italiano e il Parlamento europeo. Parlamento italiano rappresentato dai ministri Giorgetti e Orlando e il Parlamento europeo rappresentato da Gentiloni e da Sassoli. Quindi la proposta si concretizzerà in un messaggio tipico dei giovani e con proposte concrete, perché realmente si vuole toccare sia la vita personale, la cultura, ma anche un intervento potente a livello di sensibilità dei nostri politici in Italia e in Europa. Ci sono due opere segno che vengono fuori da questa settimana sociale. Una è legata strettamente, diciamo, all'ambiente con questi alberi che verranno piantati. L'altra mi piace sottolinearla perché riguarda i ragazzi anche della Città Vecchia, che è questo progetto dell'utilizzo dei gusci, delle cozze che possono essere poi diventare risorsa in tanti ambiti industriali con tutto un procedimento, insomma, che trasforma questi gusci. Quindi non più rifiuto, ma risorsa. Un progetto che nasce a Taranto con l'idea dei ragazzi della cattedrale. Ovviamente, di altri operatori qualificati e del CNR. Quindi anche questa è una bella cosa che esportiamo e racconteremo a chi verrà in questi giorni. Certo, si tratta di due iniziative che noi abbiamo voluto che fossero iniziative segno, iniziative emblematiche. Prima, innanzitutto, la piantumazione di 50 alberi nel rione Sarinelle, nel rione Tramonto. Poi dopo, questa iniziativa, questa cooperativa di giovani figli di pescatori della Città Vecchia, il guscio che utilizzano le cozze, il guscio delle cozze per una trasformazione, perché da essere scarto e rifiuto diventa fattore energetico ed è proprio il segno di una utilità sia dal punto di vista sociale per dare un lavoro a questi giovani, ma poi particolarmente dal punto di vista ambientale, che è un modo di prendersi cura della natura, della realtà, della creazione e quindi anche un'attenzione a una bonifica del nostro Mar Piccolo. Perciò è un'esperienza emblematica, un segno. Quando io l'ho proposta a livello nazionale, al Comitato e poi al Consiglio Permanente della CEI, c'è stata un'attenzione molto forte perché riscattava proprio i giovani, l'ambiente e il lavoro insieme. È proprio come dice il tema, il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro. Ultima cosa sul Papa. Introdurrà, insomma, con un suo video messaggio. Avete avuto modo, insomma, di rapportarvi rispetto a questa settimana che si apre e questa particolare attenzione per Taranto le fa piacere, immagino. Certamente, le diverse volte che ho avuto modo di incontrarlo, gli ho sempre parlato di Taranto, anzi una volta ha chiesto proprio lui di essere aggiornato nei dettagli, perciò il messaggio che ci darà sarà sicuramente un messaggio di grande peso ed è il contenuto centrale, me l'ha già annunciato, è sulla speranza, quindi proprio il pianeta che speriamo, il cambiamento che lui implora, che lui desidera, che lui invoca, è per spingerci tutti, particolarmente Taranto, ad uscire da una narrazione triste che poi non ci aiuta, ma proprio qualcosa che rispecchia lo sviluppo, la crescita della nostra vita, caratterizzato proprio da una speranza che il cambiamento comincia da noi ed è possibile.